Turno successo la Rimini Calcio femminile battendo a Neri notturna il Sassuolo. Il tecnico Zenolisi alla vigilia del match disegna un 3-5-2 che vede dalle prime battute in mezzo alla mischia Fiumane e Calandrini, mentre al centro dell'attacco c'è il debutto assoluto per Zangheri. Proprio l'attaccante ha la possibilità di portare in vantaggio le padroni di casa. Pace lancia in profondità, Messori liscia il pallone del rilancio permettendo a quest'ultima di arrivare alla conclusione senza inquadrare però il bersaglio. Le biancorosse si fanno perdonare al minuto 25 quando Zangheri fa da sponda cercando in profondità Pace, ma nel momento di passare il pallone alla compagna, l'arbitro, pur lasciando proseguire l'azione per la regola del vantaggio, vede il fallo di mano del centrale difensivo ospite Soragni. Trattasi di punizione. Dalla mattonella si presenta Alessia Morelli, destro a giro e palla nel set alla destra di Messori. 1-0 e palla al centro, ma per Morelli quella dei gol non è certamente una novità. Si è presentata questa punizione al limite, io magari sono più specializzata, diciamo così, in quello un pochino più da lontano, infatti non ero molto sicura, sono sincera, poi alla fine ho detto vada come vada, tiro con più forza e precisione che posso e alla fine insomma è andata bene, sono contenta. Nel frattempo le biancorosse perdono per infortunio il portiere Villucci, al suo posto in porta si accomoda Claudio Alisi. Nella ripresa biancorossa ancora vicina al raddoppio, altra leggerezza dalla retroguardia emiliana con il pallone che però viene spedito di testa tra i guantoni di Messori. Finale da brividi per la squadra di Alisi, punizione di Soragni con Claudio Alisi che respinge di pugno, sulla ribattuta fino di testa alza la mira. Le biancorosse possono così finalmente festeggiare l'impresa. Il tabù neri è sfatato e lo stadio amico torna un forte bottino per speranze future, come la stessa Morelli, a microfono del collega Luca Filippi, ci tiene a ribadire. Lo dedico comunque a me stessa per i sacrifici che faccio, ma comunque anche a tutta la società, perché è grazie comunque al mio gol che siamo riusciti anche a vincere e comunque a dare un po' una svolta a questo campionato di ritorno, perché comunque abbiamo fatto 4 punti in 3 partite, al contrario dell'andato dove comunque siamo partiti un pochino peggio, insomma.